Buonasera e bentrovati all'appuntamento con l'informazione serale su TVL. Con i nostri titoli andiamo a ripercorrere le principali notizie di questa giornata. Dopo 3 anni di crisi è prevista una stagione d'oro per l'olio, gli olivi sono carichi, le olive sane e si prevede un raccolto in anticipo rispetto agli anni scorsi. DMO turistica, tassa di soggiorno, piscina, polizia municipale. A poco più di 2 mesi dall'insediamento del sindaco Del Rosso abbiamo fatto il punto sui progetti per la Montecatini del domani. Inizia il 30 agosto il settembre quarratino, l'appuntamento estivo della città del mobile. Tra gli ospiti d'onore Fabio Concato in concerto gratuito in piazza Risorgimento. È terminata la 23esima edizione del Serravalle Jazz con la consegna del premio intitolato al pianista Renato Sellani, che quest'anno è stato consegnato a Gianluigi Trovesi e Gianni Coscia, due grandi del jazz italiano. Sabato a Massa la Estra Pistoia sfida la PL Livorno in un'amichevole di beneficenza. Intanto questa mattina è stato presentato il nuovo centro biancorosso Luca Brajkovic. Iniziamo però dalla cronaca. Nel primo pomeriggio è ripresa l'attività di un incendio nei boschi sopra Cutigliano sull'Appennino pistoiese. Le fiamme causate da un fulmine caduto nel pomeriggio di ieri hanno ritrovato vigore nel primo pomeriggio di oggi a causa del vento e si sono diffuse risalendo la montagna. Sono intervenute 6 squadre di volontariato antincendi boschivi e operai forestali dell'Unione dei Comuni Appennino pistoiese. 3 gli elicotteri inviati dalla sala operativa e sono state montate anche 2 vasche antincendio per il pescaggio degli elicotteri. Difficili le operazioni di spegnimento a causa della forte pendenza. Una parte di incendio infatti non è raggiungibile perché interessa una parte rocciosa. A proposito, la Regione informa che per il perdurare delle alte temperature è stato prorogato fino al prossimo 15 settembre il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. Un albero di grosse dimensioni è caduto sui cassonetti interrati in piazza San Leone a Pistoia. È accaduto intorno alle 11 di questa mattina. Fortunatamente in quel momento nessuno stava transitando nell'area circostante, non vi erano automobili parcheggiate nei pressi. La caduta della pianta dunque non ha fortunatamente coinvolto persone, ma ha provocato danni ad un paio di cassonetti interrati e alla ringhiera che li circonda. Sul posto è intervenuta la polizia municipale e sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la rimozione della pianta. Parliamo di raccolta delle olive, si presenta infatti un'ottima annata. Dopo 3 anni di grande crisi è prevista una stagione d'oro per gli olifici toscani che prevedono non solo un aumento delle quantità rispetto agli anni passati, ma anche un anticipo rispetto alla normale tabella di marcia per la raccolta delle olive. Una situazione che secondo gli esperti è dovuta a vari fattori come il cambiamento climatico che ha di fatto allontanato la mosca dalle olive, prospettando un orizzonte radioso per il raccolto. In effetti questa già di partenza era un'annata di carica rispetto all'anno scorso e poi siamo partiti bene con una bellissima fioritura, un'allegagione direi perfetta perché le temperature, quindi per ora gli olivi sono molto carichi di olive. Cominciano un po' a raggrinzirsi, per cui spero che entro la settimana venga qualche piovuta e se dovesse avvenire dovrebbe verificarsi una delle migliori annate degli ultimi anni. Un'annata che si preannuncia in anticipo rispetto alle altre, perché? In effetti questo è causa del cambiamento climatico, ormai siamo abituati almeno da 5-6 anni di anticipare la raccolta. Prima iniziavamo i primi di novembre, che anticipava molto fine ottobre. Ora siamo normalmente a metà ottobre con qualcuno che cerca di anticipare un pochettino. Ora quest'anno per esempio è andato benissimo per quanto riguarda la mosca, per ora assolutamente niente. Sicuramente arriverà quando le temperature si abbasseranno eccetera, per cui magari già vedendo la carica di olive che bisogna anticipare perché abbiamo una raccolta molto lunga, può darsi anche la gente anticipi per paura della mosca e avere dell'olio ottimo. Ecco, il ritorno a una buona stagione dell'olio porta anche all'abbassamento dei prezzi secondo lei?
Allora, innanzitutto dobbiamo distinguere che noi parliamo di Toscana. In realtà l'annata italiana è peggiore dell'anno scorso, perché per esempio in Puglia, che produce la metà dell'olio, quest'anno è annata di scarica, e poi i prezzi non li fa neanche l'Italia. La Spagna produce 5 volte quelle che produciamo noi, per cui i prezzi dovrebbero abbassarsi, anche perché dopo 2 annate tremende per la siccità in Spagna dovremmo ritornare a una produzione normale. L'Ordine dei Medici è intervenuto sui casi di aggressione ai sanitari. Sul tema ci sarà presto, fa sapere la prefettura, anche una riunione proprio dal prefetto. Sono almeno 6 anni che il tema della sicurezza per i colleghi in servizio e la continuità assistenziale è una priorità per l'Ordine dei Medici. Con queste parole il presidente dell'Ordine di Pistoia, dottor Beppino Montalti, interviene a proposito del crescente numero di aggressioni al personale medico, in particolar modo quello operante alla Guardia Medica. Nel settembre 2018 presentammo, continua Montalti, e consegnammo nei mesi successivi un dispositivo GPS che consentisse ai medici in servizio e alla Guardia Medica di poter allertare immediatamente le autorità in caso di pericolo. Il perdurare del problema ci dimostra come sia necessario andare oltre le iniziative e inserire tra le priorità del nostro sistema sanitario la sicurezza degli operatori, condizione minima per poter esercitare la professione. Per questo motivo, continua, non possiamo che condividere l'appello lanciato nei giorni scorsi dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche e chiedere l'istituzione, anche a Pistoia, di un tavolo di lavoro tecnico istituzionale che veda coinvolti i rappresentanti delle professioni sanitarie, le istituzioni e le forze dell'ordine per cercare una soluzione unitaria e condivisa sul tema. Appello al quale la prefettura ha subito dato risposta. Con una propria nota, infatti, il prefetto Licia Donatella Messina ha fatto sapere di aver tenuto questa mattina, 29 agosto, una riunione con i vertici provinciali delle forze dell'ordine per una valutazione congiunta, anche in vista della ripresa delle attività dopo la pausa estiva, dello stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia. Nell'occasione si è parlato anche del tema delle aggressioni al personale sanitario. A breve, fa sapere il prefetto, le rappresentanze del mondo sanitario saranno ricevute in prefettura per un approfondimento della problematica e per l'individuazione delle possibili iniziative condivise e delle strategie di intervento. È morto in servizio questa mattina un medico di 62 anni, si tratta del dottor Sebastiano Rimola, venuto a mancare appunto nella tarda mattinata di oggi a causa di un malore mentre stava prestando servizio presso la grotta Giusti di Monsummano Terme. A niente è servito il pronto intervento della Misericordia di Monsummano, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Voltiamo pagina. A poco più di 2 mesi dall'insediamento della nuova giunta di Montecatini, il nostro Massimo Pannocchi ha fatto il punto con il sindaco Del Rosso su quanto è stato fatto e soprattutto sui progetti futuri. Sindaco, sono trascorsi 66 giorni dal giorno del ballottaggio e della sua vittoria alle ultime elezioni amministrative che hanno cambiato la guida della città. Lei, appena eletto, aveva detto che dal giorno successivo avrebbe cominciato a lavorare. In questi 2 mesi su cosa avete lavorato? Siamo già partiti con la DMO, abbiamo aumentato la tassa di soggiorno che nessuno, nonostante tutti dicessero che era necessario, l'aveva fatto negli ultimi 13-12 anni, una cosa del genere. L'abbiamo portati a una cifra in linea con le altre città termali o anche città turistiche d'Italia, era bassissimo, e così è il primo passo per finanziare la DMO che partirà dando nuovo. Sulla DMO stiamo lavorando, ha buttato giù lo statuto che adesso è al vaglio del notaio incaricato, quindi noi contiamo nel giro di poco tempo di andare a istituire questa DMO con un finanziamento molto importante, perché dai conteggi che hanno fatto gli uffici, anche da un banale conteggio matematico, dell'anno prossimo noi avremo un gettito maggiore della tassa di soggiorno intorno a 1,5 milioni di euro, fino anche a 1,8 milioni. L'80% di questo finirà nella DMO. Quest'estate è stato anche il periodo delle polemiche che hanno coinvolto la Polizia Municipale. Occorrono più agenti, a che punto siamo? Assolutamente sì, è arrivato un funzionario, ne arriverà un altro nel prossimo mese, un agente dovrebbe arrivare entro la fine anno, dovremmo riuscire
gli uffici stanno lavorando per trovare le risorse e nel 2025 l'idea è di assumere 5 agenti di polizia municipale. Piscina comunale, tante le polemiche, c'è stata un sopralluogo recente da parte della Giunta per verificare la situazione, che cosa è emerso e che cosa succederà. In particolare la piscina coperta è pericolosa. Questo non vuol dire che noi vogliamo chiudere e non vogliamo riaprire la piscina interna, lo dico da subito, la nostra priorità è tenere la piscina aperta e dare un servizio, ma darlo in assoluta sicurezza, per valutare la possibilità di una chiusura con la terza struttura esterna. Grazie. Grazie a te. Aumentano gli abbandoni dei gatti e diminuiscono i volontari. Abbiamo per questo raccolto l'appello dell'ENPA settore felini di Pistoia in vista del corso per la formazione di balie che inizierà domani venerdì 30 agosto. Aumentano gli abbandoni di gatti nel territorio pistoiese e di conseguenza il lavoro del gattile di Pistoia. La maggior parte sono gatti adulti che poi vengono tenuti nella struttura in attesa di una nuova sistemazione, ma sono in aumento anche cuccioli che hanno bisogno necessariamente di un'attenzione maggiore. A questo servono le figure delle balie, volontari specializzati nella gestione dei mici nei loro primi passi, che tuttavia sono sempre meno sul territorio. Il corso per la formazione delle balie del futuro è organizzato dall'ENPA Pistoia ed inizierà il prossimo 30 agosto. La situazione è in peggioramento per quanto riguarda gli abbandoni, principalmente degli adulti, perché si è notato molta difficoltà nelle famiglie a livello economico, quindi la scelta è chiamare il canile e chiedere aiuto, quindi noi riferiamo i gatti, li teniamo qui oppure appunto presso le balie. Strutture come Gattili, che da anni stiamo chiedendo al comune di Pistoia di realizzare, fra l'altro proprio qui accanto alla struttura esistente, sarebbe necessario averlo il prima possibile per poterci aiutare con la gestione purtroppo dei felini. Quali sono le zone dove ci sono più abbandoni? Principalmente si nota nei comuni della provincia, ora proprio in città. No, anche se comunque ci sono stati diversi casi anche in città. In questo panorama abbastanza complesso diventa ancora più importante la figura della balia. Le balie sono importanti, possono aiutarci sia da casa, chi non può da casa può comunque venire in struttura, fare la volontaria, basta qualche ora alla settimana per darci una mano. Ricordo che abbiamo la collina dei gatti che conta 22 gatti, abbiamo lì appunto tanti volontari che vengono tutti i giorni a dargli da mangiare, pulire le lettiere e quindi anche quello è un aiuto, oltre ai gatti interni che purtroppo devono stare nelle gabbie. Andiamo a Quarrata, dove è tutto pronto per il settembre quarratino che prenderà il via domani. Dal 30 di agosto al 29 ottobre, due mesi di iniziative tra concerti, mostre, incontri, presentazioni al settembre quarratino. In 12 giornate si concentreranno gli eventi principali ad ingresso gratuito col tradizionale palco di Piazza Risorgimento come fulcro delle serate musicali. Venerdì 30 agosto riparte il nostro settembre quarratino con la gara ciclistica internazionale femminile Il Giro della Toscana in memoria di Michela Fanini. Poi ci sarà nel nostro settembre quarantino il momento clou, che è la Fiera del Bestiame, la mattina di martedì 3 settembre con all'11:30 il lancio delle colombe. Giovedì 5 settembre ci sarà il cantatore Fabio Concato. Poi ci sarà il sabato un momento importantissimo, un momento di legalità di alto livello, la cittadinanza onoraria che verrà data a Don Ciotti la mattina in sala consiliare, con la sera che verrà fatta la marcia della giustizia, che è un momento molto importante per la città di Quarrata. E poi ci sarà tutta una serie di eventi attraverso la nostra Piazza di Risorgimento, eventi assolutamente gratuiti, perché il settembre quaratino è il settembre della città di Quarrata e deve essere un settembre per tutti. Anche quest'anno un calendario ricco di eventi, in particolare martedì 3 la Fiera del Gusto, dalle 18:30 infatti ci saranno una serie di stand gastronomici, enogastronomici dei nostri prodotti locali, della filiera Slow Food, quest'anno in una nuova location, non più in Piazza Genore Fabbri ma al centro, nel cuore della città di Quarrata, cioè in Piazza Risorgimento. Avremo poi anche una serie di eventi, è stato confermato il Mamma Mia previsto per il venerdì 6 settembre, l'aperitivo in famiglia,
il Biblos, tutti eventi che arricchiranno il nostro calendario, animeranno la nostra città con allegria. Mi auguro un sacco di persone, un sacco di gente, soprattutto di giovani. Vorrei infatti invitare tutti quelli che ci stanno ascoltando a visitare la nostra città, a trattenersi, a conoscerla e a visitarla per divertirsi in questo settembre quarantino. E io lo devo dire, questa quarrata è meravigliosa! E dalla Piana Pistoiese ci spostiamo adesso fuori provincia, andiamo a Monte Carlo, dove ha preso il via proprio oggi la festa del vino e c'è per noi Simone Gai, che vedo con un ospite. Simone, mi senti? Ecco Simone. Sì, ti sento Marta, buonasera a te, buonasera a tutti i telespettatori del nostro telegiornale in diretta da Monte Carlo di Lucca per l'inaugurazione dell'edizione 2024 della Festa del Vino. Accanto a me il sindaco Marzia Bassini, alla prima esperienza da sindaco tra l'altro, quindi il primo taglio del nastro ufficiale. Chiediamo subito, che emozione è stata? Buonasera, è un'emozione forte, è vero che è la 56esima edizione, è una tradizione per noi dal 1968, ma per me come sindaco è la prima edizione, quella che mi ha fatto battere di più il cuore. Allora, in questi giorni, da questa sera fino all'8 settembre, si parlerà di territorio, si parlerà soprattutto di cultura del vino, di un piccolo fazzoletto di terra della Toscana vocato a questa coltivazione. Ma non solo, è un momento di comunità, un momento dove i volontari si raccolgono per far bella Monte Carlo. Sì, è una piccola DOC, come dice il nostro presidente del consorzio, la più piccola DOC della Toscana. Quindi in questo momento, in questo periodo, i produttori sono impegnati con la vendemmia, ma i loro vini vengono assolutamente fatti conoscere ai visitatori grazie alle associazioni che animano questa festa, che si occupano dell'aspetto enogastronomico e che offrono a chi ci viene a trovare una varietà di piatti e di vini buoni, e che invito tutti voi a venire ad assaggiare. Tanti eventi paralleli culturali per questa festa, ricordiamo il Salotto del Vino e del Verde, dove tutte le sere le eccellenze del territorio si incontrano, ristoratori e produttori di vino, fino all'8 settembre. Però una curiosità, sindaco, me la deve togliere, bianco o rosso, cosa preferisce? Io preferisco le bollicine. Perfetto. Che quindi, ce le abbiamo, anche se Monte Carlo è nato come bianco, però insomma anche le bollicine hanno un suo perché. Allora aspettiamo tutti fino all'8 settembre qui a Monte Carlo. Assolutamente, vi aspettiamo fino all'8 settembre. Buonasera a tutti. Grazie mille Marta, ti restituisco la linea. Allora grazie a Simone, grazie alla tua ospite. A proposito di feste, torniamo nella provincia di Pistoia, andiamo a Masiano, dove il cuore della festa del paese sono oltre 100 volontari. Il cuore più grosso è l'umanità che c'è qui, tutti questi volontari. Tutti vengono volentieri, cioè si creano amicizie, legami, è veramente molto bello. Sono oltre 100 volontari, la vera anima di Masiano in festa, l'appuntamento estivo organizzato dalla Proloco del Paese che prosegue fino al 3 settembre. Facciamo volontariato per Masiano, per il nostro popolo, per il paese, per fare del bene agli altri. Che mi piace fare la volontaria, io sono nata volontaria. Cerca di fare il nostro meglio, ecco. Ci divertiamo e cerchiamo di tenere vivo il paese. È importante, molto importante ritrovarsi in questa occasione. Stare insieme anche per non vedere morire quello che i nostri genitori hanno fatto per noi, perché tutto questo è stato costruito da loro. Ci vengo tutti gli anni molto volentieri, perché mi scaricano questi giorni, queste giornate d'allegria. Sta molto bene qua, moltissimo. Per lasciare un qualcosa di sano e diciamo un pochino più tranquilla ai figlioli. Invece di stare a sedere sul divano, si sta qui, siamo tutti insieme, ci divertiamo anche. Fa la volontaria perché negli anni 70, quando è stata iniziata la festa dell'amicizia, io, lei, eravamo quelle che servivamo. Tutti si fa la nostra parte per far riuscire bene la festa. Tutto ciò che viene ricavato qui, torna qui per migliorare il campino, per migliorare l'ambiente. Cioè, ricade tutto sul paese. Noi in pratica stiamo supplendo il comune, che ovviamente con i nostri ragazzi possono giocare grazie al calcetto, a tennis, pattinare, cioè è tutto un luogo, e poi si fa le tombole, si mantiene vivo il paese, si fa vivere un paese
grazie a questa festa. Si parla di un centinaio di volontari abbondanti che con spirito di aggregazione, con passione, con armonia, perché poi anche questo non è poco, partecipa, e questa poi alla fine è la nostra forza. Quanti ragazzi, quanti giovani, figlioli, i nostri figlioli, tutti gli anni si cerca di migliorare questa festa e speriamo che durino tanto. Allora viva Masiano! Sempre viva Masiano! Feste paesane, una festa a Badia Pacciana alla fine sarà fatta, anche se non sarà, come già annunciato, la festa storica degli anni scorsi con le tradizionali rievocazioni medievali, ma sarà un evento parrocchiale con 3 serate di musica, cibo e mercatini di prodotti tipici dal 6 all'8 settembre. L'evento sarà comunque sempre curato dal comitato della festa. Ci spostiamo adesso in montagna. A Popiglio è stato ricordato Gino Bartali, che sulle strade della montagna era solito allenarsi. Gino Bartali, soprannominato Ginettaccio per via del suo carattere burbero, vinse 3 Giri d'Italia e 2 Tour de France, oltre a numerose altre corse. Sembra che per i suoi allenamenti si fermasse proprio alla fontana di Popiglio, sulla statale 12. Ma è proprio vero? La storia è tramandata da generazioni e anche se è tra storia e leggenda è sicuramente credibile. Molto probabilmente si fermava alla fontana del Paese Vecchia, nella piazza opposta a quella a cui siamo oggi. Però idealmente Bartali, per la sua portata storica nel ciclismo mondiale toscano, è anche un po' la sintesi di tutti coloro che ci si fermano, sia campioni che amatori, quasi con quotidianità. Cioè, in qualsiasi fine settimana sulla strada statale 12 da Popiglio passano centinaia e migliaia di ciclisti. Mario Cipollini un paio di settimane fa ha voluto ricordare la storia della fontana di Bartali. Allora, per me è un onore, ma non solo per me, credo per tutti i ciclamatori della montagna, poter vedere una targa dedicata a, credo, uno dei più grandi ciclisti di tutti i tempi. E credo che è un'iniziativa che sposa un pochino quello che è la filosofia di tutti noi, insomma. Pedalare e tenere vivo così lo sport del ciclismo montagna, sempre pensando a questi grandi del passato. E non è nuova, perché Mario Palmieri di Popiglio l'ha lanciata alcuni anni fa e oggi è stata concretizzata grazie alle associazioni, ma più che altro è il ricordo di Bartali come sintesi di tutti i ciclisti e di tutta la storia del ciclismo toscano, e anche un benvenuto a tutti i ciclisti che solcano la strada statale 12 e non solo questa, insomma tutte le strade della montagna pistoiese. Quindi in un giorno di festa importante per Popiglio omaggia molto volentieri tutti i ciclisti. Si è chiusa la 23esima edizione del Serravalle Jazz con la consegna del premio dedicato a Renato Sellani. Si è conclusa la 23esima edizione del Serravalle Jazz con l'ennesimo successo dell'ormai consolidato e amato festival musicale che si tiene alla Rocca di Castruccio. Come da tradizione, l'ultima serata è stata dedicata al premio Renato Sellani, che quest'anno è andato al duo Gianluigi Trovesi e Gianni Coscia, due grandi del jazz italiano e non solo. Serravalle Jazz 2024 è organizzato da Fondazione Teatri di Pistoia insieme al Comune di Serravalle Pistoiese e con il sostegno di Fondazione Caripit, con collaborazione artistica e organizzativa di Music Poll. Gianluigi Trovesi, clarinettista e sassofonista, per me un grande maestro, ovviamente da clarinettista non posso che non riconoscere, e Gianni Coscia per ovviamente la classe e la grande umanità nel modo di suonare. Quindi due grandissimi artisti che noi abbiamo deciso di premiare. Si vince facile a Serravalle perché il posto è così bello, poi c'è un rapporto col pubblico meraviglioso, le persone vengono volentieri, già dalle 8 si vedono arrivare le prime persone e sono state quattro serate tutte molto folte. È diventato un appuntamento importante non solo nell'insieme delle attività che proponiamo per la comunità pistoiese, ma anche nel mondo del jazz sta conquistando un suo spazio, un suo rilievo, una sua importanza. Sellani l'abbiamo conosciuto tutti, poi io ho lavorato qualche volta con lui, Gianni sicuramente di più perché ho fatto dischi. Siamo felicissimi
di essere stati invitati qui, perché Filimetto Serani è uno dei poeti della tastiera per noi, in una certa età, e quindi l'ho conosciuto. Il mio primo concerto, che tra l'altro avevo 14 anni, Basso Valdambrini, pianista era Sellani, quindi diventava, era, fa parte delle figurine Panini della mia raccolta, ecco. Siamo felicissimi di essere qui, hanno deciso probabilmente sbagliando di darci questo premio, no? E che bello. Che era un caro amico Sellani, forse l'ultimo disco che ha inciso l'ha inciso con me, si intitola Galleria del Corso, l'abbiamo fatto in duo, poco prima che lui se ne andasse. Duo con Gianluigi Trovesi, suonate insieme da tanti anni e avete fatto anche un disco su un racconto di Umberto Eco, suo compagno di scuola. Abbiamo fatto 5 dischi, però l'ultimo è stato quello. Ci siamo ispirati al libro di Eco, forse il libro meno letto. È il momento dello sport con la pagina sportiva a cura di Giada Benesperi. Noi ci vediamo subito dopo per le ultime notizie di cronaca.